Allora, si chiama Angelo Giorgianni. È un magistrato che negli ultimi anni ha conquistato una certa notorietà. Ha un curriculum di tutto rilievo, ha fatto anche sottosegretario del governo Prodi, ha fatto il parlamentare, ha fatto molto discutere un suo intervento alla manifestazione dei Green Pass dello scorso 9 novembre, quella di Piazza del Popolo, quella che poi portò a tutte quelle orribili manifestazioni all'interno della CGIL. L'accordo che parleremo io e lui per il momento senza interruzioni, quindi chiedo sia a Alessandro Cecchi Paone sia al nostro amico Pregliasco di ascoltare le ragioni di Giorgianni. Il suo caso mi ha molto colpito, la ringrazio molto di essere con noi, mi ha molto colpito perché conosco la sua storia, so che lavoro ha fatto lei nella vita e quindi francamente il fatto che un uomo delle istituzioni come lei arrivi a dire quelle parole così forti per me è stato un segnale molto preoccupante, francamente. Sentiamo cosa ha detto, così poi lei mi spiega. Oggi il popolo sovrano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere. Noi per loro vogliamo un processo, una nuova Norimberga. A coloro che dicono che la mia posizione è incompatibile con il popolo, dico: io tra voi e il popolo scelgo il popolo sovrano e lascio la toga. Lascio la toga. Allora, al suo fianco vediamo anche Passaro, il capo di Oapro, che ieri è venuto qui da noi e che ci ha raccontato che lui è entrato pacificamente alla CGIL. Pacificamente. Ha detto. Senta, Giorgianni, buongiorno. Lei rappresenta le istituzioni. Buongiorno a lei e grazie della sua ospitalità. Lei rappresenta le istituzioni italiane, quindi a mio parere rappresenta anche un po' a me, cioè io mi sento rappresentata da chi rappresenta in questo paese le istituzioni. Lei è stato un uomo di legge per tutta la vita e quella partecipazione in qualche modo ha messo lei contro lo Stato e questo ha creato un cortocircuito molto grave a mio parere. Non pensa che c'è proprio un tema di ruoli e di personalità che mettersi a fare quei discorsi incendiari davanti a una piazza, un uomo con la sua storia alle spalle e che ha lavorato per tutta la vita per la giustizia italiana, sia qualcosa che difficilmente è spiegabile? Lei ha ragione quando afferma che potrebbe sembrare, perché non è così. Io sono un uomo delle istituzioni, lo voglio ribadire, ho profondo rispetto nelle istituzioni, credo nelle istituzioni, ma credere nelle istituzioni vuol dire difendere lo Stato di diritto e la Costituzione su cui si fonda. E in questa logica io, laddove ci sono degli illeciti, li denunzio, chiunque compie questi illeciti. Allora quel mio intervento va contestualizzato, perché con una serie di sillogismi mi sono state messe in bocca delle cose che io non ho detto. Però mi perdoni, mi scusi. Dell'intervento sono ho una piccola obiezione, Giorgianni, sì, mi perdoni. Parole che sembrano pesanti. Il Green Pass, in nome del popolo italiano, il Green Pass è abrogato. Il passaggio successivo, il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente, cose che avete sentito. Però sai cosa mi aspetto io? Mi scusi, mi perdoni. Mi aspetto una cosa molto precisa, che se lei non crede più in questo Stato al punto da dire cose così gravi, lei esca, cioè non aspetta che la sospendano. Certo, se può essere certo. Bimbo Lucano, io posso anche pensare che la legge è stupida, e però finché ho un ruolo istituzionale, certo, finché sono dentro le istituzioni, non mi permetto. Cosa le fa pensare che io non credo in quello Stato? Se lei mi fa esprimere il mio concetto, il mio pensiero, Scusi. Sono state tratte delle conclusioni affrettate sul mio pensiero. Io ho fatto una premessa che non era un diversivo. Ho fatto una premessa per dire che siccome credo alle istituzioni, se rilevo dei fatti che sono illeciti, li denunzio. In questo contesto ho presentato delle denunce internazionali alla Corte dell'AIA, ho presentato delle sollecitazioni a istituzioni sanitarie, Ministro della Sanità, EMA, AIFA. Ho svolto il ruolo che un cittadino svolge e secondo me ho adempiuto anche un dovere civico e morale a segnalare dei fatti. Però scusi, quando qualcuno parla in riferimento al processo di Norimberga come un dileggio delle istituzioni o una presa di distanza istituzionale, non è così. Io facevo riferimento alle denunce in cui proprio ho segnalato la violazione dei protocolli di Norimberga e quindi del codice di Norimberga. E queste denunce io non è che francamente non si è capito bene. Non si è capito bene, soprattutto dico una cosa, che queste cose le poteva fare da sedi istituzionali, andare su un palco con di fianco due signori, perché c'era lì Castellino e c'era lì Passaro, che poi sono finiti in carcere per avere fatto un assalto alla CGIL, diciamo che forse ha messo anche il suo pensiero in una luce molto inquietante, se ne rende conto, no?
Cioè, il mio pensiero è stato espresso in un minuto e mezzo in forma sintetica. Io ero stato invitato su quel palco, c'era anche, forse non, lei non se ne sarà accorto, il professore Taormina, l'avvocato polacco. Noi siamo stati chiamati per esprimere le nostre perplessità giuridiche e siamo saliti sul palco prima del nostro intervento e io sono sceso subito dopo. Ora, non confondiamo cioè, per capire, manifestazione scusi, dottore, democratica. Lei risalirebbe su quel palco, quel palco lì non lo considera un errore? No, io considero un errore avere sottovalutato l'organizzazione. Certo, la prossima volta sarò più prudente per vedere chi si occupa dell'organizzazione e quali sono le presenze. Ma l'oggetto è un altro. Non possiamo confondere una piazza democratica in cui, voglio ricordarle, erano presenti associazioni della polizia, associazioni dei vigili del fuoco, erano presenti mamme, bambini, personaggi. Doveva essere presente sia pure in video Monsignor Biganò, il professore Meluzzi. Scusi, Giorgiani, ma lei da magistrato, da persona accorta, l'aveva capito che stavano poi avviando la CGIL a fare quel disastro? C'era no, il sentore? No, assolutamente, perché se me ne fossi accorto avrei... Allora, il problema di fondo, io ho finito l'intervento, sono sceso dal palco. Per questo dico, non confondiamo due cose. In quella piazza sono rimaste la stragrande maggioranza delle persone. Se qualche criminale ha posto in essere dei reati, quei criminali vanno perseguiti e perseguiti con forza, perché hanno sporcato una manifestazione democratica e profondamente democratica. No, dottore, basta, non...